Ti do il benvenuto su Vibrant Kundalini. In questa lezione di yoga con Pam lavoreremo sul corpo fisico ed energetico in modo olistico per equilibrare mente, corpo e spirito e per fare spazio alla versione migliore di te. Ogni volta sarà una nuova esperienza che ti porterà un grande senso di equilibrio e allineamento. Ti invito a iscriverti subito al canale per non perderti le prossime lezioni e tutti i nostri video esclusivi. Ora prendi il materassino e preparati a fare lezione con me. Buona pratica! Se siete pronti, vi servirà solamente un materassino. Io di solito utilizzo un cuscino o un cubo per la meditazione perché mi aiuta a mantenere la colonna vertebrale più allineata. Quindi evitiamo di fare questo se abbiamo un cuscino, ma riusciamo a rimanere con la colonna vertebrale ben allineata. Vi do qualche piccolo suggerimento. Per la posizione seduta faremo una sequenza di respirazione alla fine. Per chi non mi conosce, comunque la prima lezione, combino diversi stili di yoga, dal Kundalini Yoga, dove ho iniziato il mio percorso come insegnante, e mi sono specializzata anche in Radiant Body Yoga, che praticamente è uno stile che combina il Kundalini Yoga con Asana di Vinyasa Yoga e con Pranayama e meditazioni anche di altre tradizioni. Quindi nel mio stile di insegnamento troverete sempre delle asana che ci aiutano a riequilibrare, ad andare a lavorare sul corpo fisico, quindi andare a rilassare, a rilasciare lo stress dal corpo fisico e anche a rinforzare il corpo fisico, ma le asana sono propedeutiche per andare a calmare appunto un po' la mente e entrare all'interno di noi, a passare quindi dal fisico verso l'energetico. Quindi nelle mie lezioni troverete sempre dei pranayama che ci aiutano a calmare la mente perché il respiro è connesso con la mente e delle meditazioni, ok? Useremo mantra, mudra, dipende dalla lezione, ogni lezione è diversa, quindi io mi auguro che parteciperete a più lezioni insieme a noi, così potete davvero entrare più in connessione con questo stile di insegnamento che è molto molto completo perché appunto lavora sotto tutti i punti di vista, ok? Quindi cuscino, posizione come vi dicevo, di solito con il cuscino io utilizzo questa posizione per rimanere seduta che si chiama Sit Asana e quindi le caviglie sono una di fronte all'altra. Questo permette di mantenere il bacino alla stessa altezza, ok? Quindi di mantenere il bacino neutrale. Se volete però potete anche incrociare le gambe di fronte a voi in questo modo, oppure fare il mezzo loto, quindi mettere una gamba sopra l'altra, oppure fare il loto completo, che sono entrambe le gambe in questo modo, ok? Per me la posizione più comoda è questa. Se avete problemi a rimanere seduti in qualsiasi momento, potete sempre tenere vicino una sedia e utilizzare la sedia e quando abbiamo finito le asana potete entrare in connessione con la vostra energia utilizzando la sedia, perché è molto importante rimanere comodi con il nostro corpo fisico, così riusciamo ad entrare nel corpo energetico. Ovviamente fate quello che potete, se ci sono delle asana particolarmente complicate, cosa che di solito non faccio, ma ognuno di noi è diverso. Quindi magari quello che non è complicato per uno potrebbe essere complicato per l'altro. Quindi se in qualsiasi momento sentite che un'asana è troppo forte o comunque avete dei dolori, potete sempre fermarvi e ridimensionare appunto l'asana e aggiustarla al vostro corpo rispettando i vostri limiti. Ok, questo è molto importante, solo respirate, rimanete in connessione con il respiro e poi riprendete quando volete. Ho detto tutto, quindi iniziamo. Sedete nella vostra posizione comoda preferita, chiudete gli occhi, concentriamoci sul respiro, inspiriamo profondamente. Inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca. Inspira naso. Espira bocca. E continua così con il tuo ritmo, iniziando a portare l'attenzione sul coccige,
sentendo il coccige che va verso terra, facendo una piccola retroflessione del pavimento pelvico, sentendo la base del nostro corpo stabile a terra, qualunque sia la posizione che abbiamo scelto. Poi portiamo il diaframma verso l'alto, come se volessimo aprirci, e sentiamo di conseguenza anche un'apertura del petto. Con la prossima inspirazione portiamo le spalle verso l'alto, facciamo una rotazione ed espiriamo dalla bocca. Rilasciamo la tensione, ancora inspiriamo. Espiriamo. Ancora uno, inspira. Espira, rilassa, rilascia la tensione. E l'ultimo, inspira. Espira. Lascia le spalle lontane dalle orecchie, il petto aperto. Porta leggermente il mento verso il petto. Quanto basta per allungare la parte posteriore del collo e sentire l'area della corona che va verso il cielo. Fermiamoci per un attimo qui. Osserviamo la nostra postura, il nostro respiro. Se abbiamo qualsiasi intenzione, lasciare andare la giornata, entrare più in connessione con noi stessi, trovare la nostra via, la nostra chiamata. Semplicemente magari dormire bene stanotte. Portiamo questa intenzione nel nostro cuore con il nostro prossimo respiro e iniziamo a portare anche le mani in preghiera di fronte al petto. E con l'intenzione di sintonizzarci con il nostro maestro interiore, con la saggezza universale, di chiamare questa saggezza a noi, inspiriamo profondamente per cantare 3 volte il mantra Om Namo Gurudev Namo. Inspira per iniziare. Om Namo profondamente, trattieni, espira, rilassa giù le mani. Iniziamo con dei piccoli esercizi per la colonna vertebrale, il mulinello del Sufi. Facciamo un giro con il nostro bacino. Quando inspiriamo portiamo il cuore al centro, quando espiriamo cerchiamo di creare spazio tra le scapole. Se volete potete mantenere le mani sulle ginocchia e sentire l'appoggio della terra, sentire il vostro corpo. Iniziamo a rilassare, a rilasciare le tensioni dal nostro bacino, nostro secondo chakra, chakra sede anche delle emozioni. Quindi iniziamo a lavorare con le nostre acque interiori. Inspirando portiamo nuovo spazio, creiamo espansione ed espirando lasciamo andare. Tenete anche gli occhi chiusi, concentratevi solo sul movimento e sul respiro.
giriamo dall'altro lato. Se arriva qualche pensiero, spostiamo l'attenzione semplicemente sul respiro e sul movimento. Così creiamo e abituiamo la mente ad essere presente. Quando rimaniamo presenti nella pratica, alleniamo la nostra mente a rimanere presente anche nella vita quotidiana. Quindi se ci sono tanti pensieri o giudizi sul modo in cui stai eseguendo questo esercizio, semplicemente osserva e piano piano lascia andare. Spostando l'attenzione sul respiro e sulla pratica. E facciamo l'ultima rotazione. Inspiriamo, allineiamo la colonna vertebrale al centro, tratteniamo, proviamo a contrarre i muscoli del perineo, quindi Mula Bandha, e a inviare l'energia verso l'alto, spingendo la corona verso l'alto, il mento leggermente verso il petto. Espiriamo, lasciamo andare. Secondo esercizio, entrambe le mani su una caviglia, inspiriamo, apriamo bene il petto, espiriamo ancora una volta, creiamo spazio tra le scapole. Ok? Inspira, apri, espira, crea spazio. Andiamo ad eliminare questa volta un po' della tensione dalla parte anche alta della schiena, soprattutto dal retro del cuore. Quando espiriamo, rilasciamo tensione, quando inspiriamo, prendiamo nuova energia, nuova espansione nel nostro cuore. Il collo rimane in Jalandhara Bandha, quindi con il mento leggermente verso il petto. Concentrati di nuovo sul respiro e sul movimento, cercando di sentire le tue vertebre che si muovono da un lato o dall'altro. L'energia che inizia a fluire, le tensioni che iniziano a dissiparsi con ogni espirazione. Mi raccomando, il collo non segue il movimento, quindi la colonna vertebrale si muove fino alle vertebre cervicali che rimangono allineate. Inspira ed espira profondamente. Inspira di nuovo al centro, allinea la colonna vertebrale. Contrai Mula Bandha contraendo i muscoli del perineo, invia l'energia verso la corona, trattieni. Espira, rilassa. Osserva per un attimo il cambio energetico dopo due esercizi. Equilibra il tuo respiro, inspira ed espira con la stessa durata. Puoi inspirare per 4 secondi ed espirare per 4 secondi. E poi, se avete il cuscino, potete toglierlo. Veniamo nella posizione a quattro zampe, apriamo bene le dita delle mani a terra. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto il bacino, piedi lunghi. Inspira, apri bene, guarda verso l'alto, ma non troppo da schiacciare le vertebre cervicali, rimane sempre tanto spazio
tra le spalle e le orecchie e poi espirando premi bene con le mani a terra, porta il naso verso l'ombelico e premi ancora un po' di più le mani a terra per rilassare e rilasciare le tensioni dalla parte alta della schiena. E di nuovo inspira, apri. Espira, rilassa. Inspira, espandi. Espira, rilascia. E continua così con il tuo ritmo. Inspira ed espira. Se vuoi 4 secondi, 3 secondi o 2 secondi, però mantieni la stessa durata tra l'inspirazione e l'espirazione. L'esercizio può essere fatto in maniera lenta o in maniera veloce, fai quello che hai bisogno tu in questo momento, ascoltando la tua energia. Se hai energia che ha bisogno di essere scaricata, puoi anche ancorarti bene a terra con le mani, con i piedi, sentire il supporto e andare un po' più veloce per scaricare bene la tensione. Se invece vuoi ascoltare più il movimento energetico e hai bisogno di energia calma e delicata, puoi anche andare in maniera più lenta. E con la prossima ispirazione apri verso l'alto, contrai i muscoli del perineo, invia l'energia verso l'alto e poi espirando attiva i piedi, porta le mani leggermente in avanti e vieni nel cane a testa in giù. Le mani sono di nuovo ben connesse con il tappetino, quindi apri bene tutte le dita. Senti le dita e i palmi delle mani che toccano in maniera uniforme il materassino. Abbraccia il centro con le tue ascelle, quindi facciamo questo movimento come se andassimo ad abbracciare il nostro centro e poi da qui utilizziamo la spinta delle mani per portare la schiena verso l'alto. Manteniamo le ginocchia piegate. Quello che vogliamo qui è creare spazio tra le nostre vertebre, rilassare il collo, i muscoli del viso e cercare di inviare il coccige verso l'alto, mantenendo un addome attivo e un respiro lento e profondo. Inspira 4, espira 4. Se vuoi, puoi iniziare delicatamente a ondeggiare con il coccige a sinistra e a destra, come se avessimo una coda. Scodinzoliamo un po' a sinistra, un po' a destra e senti mentre fai questo movimento il lato del corpo aprirsi, respira a fondo. E poi lentamente camminiamo con i piedi verso le mani, inspiriamo schiena dritta, espiriamo giù, ancora inspira schiena dritta, espira giù, inspira schiena dritta, espira giù, e l'ultimo inspira schiena dritta. Espira giù. Lentamente iniziamo a piegare le ginocchia e vertebra dopo vertebra iniziamo a salire verso l'alto con la testa che viene su per ultima. Ci fermiamo un attimo qui.
Chiudiamo gli occhi, ascoltiamo la nostra energia. Ripensiamo per un attimo alla nostra intenzione, con fiducia, con apertura, anche con un bel sorriso. Ci apriamo verso l'alto con entrambe le mani. Inspira verso l'alto, espira, vieni giù. Inspira, schiena dritta. Espira, porta la gamba destra dietro, ginocchio a terra. E poi con la prossima inspirazione veniamo su. Espira, mani giù a terra. Veniamo nella piattaforma. E come prima variazione andiamo giù, portando le ginocchia a terra, gomiti vicino al corpo. E andiamo a terra. Gomiti rimangono vicino al corpo, spalle lontane dalle orecchie, piantiamo bene i piedini a terra, inspiriamo, veniamo su in cobra. Espira giù. Ancora inspira su. Apri bene il cuore e espira giù. Inspira su. Espira giù. E l'ultimo, inspira su. Espira giù. E questa volta quando inspiriamo portiamo in espirazione di nuovo tutto il corpo nel cane a testa in giù. Inspiriamo qui. Espiriamo. Inspira ed espira dal naso, 4 secondi inspira, 4 secondi espira. E l'ultimo. Con la prossima inspirazione, questa volta portiamo il piede destro in avanti, ginocchio sinistro a terra. Espiriamo su e poi inspirando ci apriamo verso l'alto. Ed espirando, questa volta invece di andare nella posizione della piattaforma, attiviamo il piede dietro e lo portiamo vicino al piede destro. Inspiriamo, schiena dritta. Espiriamo giù ed inspiriamo, veniamo su. Espira, mani di fronte al petto. Ancora una volta inspiriamo su, ci apriamo bene, espirando veniamo giù. Inspira, schiena dritta. Espira, questa volta portiamo il piede destro dietro, piede sinistro dietro. Piede destro rimane davanti, ginocchio a terra. Inspirando veniamo su. Espiriamo qui questa volta. Inspiriamo su. Espiriamo braccia cactus, apriamo bene il cuore. Addome attivo per proteggere l'area lombare. Inspira verso l'alto. Espira cactus. Inspira verso l'alto ed espira, porta le mani a terra e il piede destro dietro, piattaforma. Inspiriamo qui, espiriamo e questa volta se vuoi, se te la senti, non appoggiare le ginocchia a terra ma semplicemente sposta il peso in avanti e vieni giù. Inspira cobra, espira giù, ancora inspira cobra, espira giù, mantieni i piedi ben attivi, le gambe attive, inspira cobra, espira giù, inspira cobra, espira giù. E questa volta inspiriamo cobra, espiriamo, torniamo nel cane a testa in giù. Qualche respiro qui. Sentite qualche
Qualche differenza percepite dal primo cane a testa in giù a questo? Riuscite a portare i talloni a terra o semplicemente sentite maggiore spazio, anche se preferite tenere le ginocchia piegate? Va benissimo, l'importante è spingere questo coccige verso l'alto, creare spazio, continuare a fortificare e allungare il nostro corpo. L'ultimo respiro completo. E poi con la prossima ispirazione portiamo il piede sinistro davanti, ginocchio destro a terra. Espiriamo su. Inspiriamo braccia verso l'alto, addome attivo, ci apriamo bene. Espiriamo braccia cactus. Inspira su. Espira cactus. Inspira su. Espira cactus. Inspira su. Ed espira mani vicino al piede sinistro. Attiviamo il piede destro quanto basta per portarlo vicino al piede sinistro. Inspiriamo con la schiena dritta. Espiriamo giù. Apriamo leggermente la posizione dei piedi, che rimangono paralleli, il lato esterno dei piedi rimane parallelo al materassino. Possiamo piegare le ginocchia qui leggermente e prendere i gomiti opposti con le mani e semplicemente abbandonarci giù, lasciare il collo pesante, la schiena pesante, andando verso terra, aiutandoci con la forza di gravità. Sentiamo il peso del corpo nei nostri piedi, percepiamo dov'è, se è più nei talloni, se è più nella parte frontale del piede, se è al centro. Cerchiamo di spostarlo al centro attivando bene le dita dei piedi, tutta la pianta del piede. Inspira 4 secondi, se vuoi qui puoi espirare 6 secondi. Quindi inspira 1, 2, 3, 4. Espira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con ogni espirazione senti il corpo sciogliere le tensioni dei piedi, alle gambe, alla parte alta della schiena, alla testa, al collo, alle braccia, ogni tensione va verso terra. In maniera spontanea. E con la prossima ispirazione portiamo le mani a terra. Espiriamo qui. Molto lentamente pieghiamo le ginocchia e ancora una volta una vertebra alla volta. Lasciamo le mani a penzoloni e andiamo su con la testa che viene su per ultima. Ruotiamo i palmi delle mani verso l'esterno, sentiamo ancora i piedi ancorati a terra, se riusciamo, se vogliamo, chiudiamo gli occhi e sentiamo la nostra posizione in questo momento. E inspiriamo verso l'alto.
Espiriamo braccia giù. E con la prossima ispirazione inspiriamo verso l'alto. Ed espiriamo, facciamo un passo verso il centro del materassino, ci ruotiamo per un attimo. Entrambi i piedi sono paralleli, ruotiamo il piede sinistro e veniamo nel guerriero 2. Il piede sinistro che è di fronte rimane parallelo al materassino, al lato esterno, al lato lungo del materassino. Controllate la posizione dei talloni che rimangono sulla stessa linea, quindi se il tallone dietro è troppo dietro lo potete spostare sulla stessa linea. Il piede dietro può rimanere a 90 gradi oppure a 45 gradi. Ok, sentite voi qual è la cosa migliore per il vostro corpo e possiamo scendere giù. Il ginocchio non va mai oltre la caviglia, quindi osservate bene che il ginocchio sia sopra la caviglia e quando abbiamo raggiunto la nostra estensione preferita, potrebbe essere questa o semplicemente anche questa, qualunque sia la cosa migliore per il nostro corpo. Ruotiamo lo sguardo verso la gamba piegata, apriamo le braccia parallele al pavimento e guardiamo sopra il dito medio della mano di fronte. Inspiriamo qui, continuiamo a portare la corona verso l'alto, l'addome rimane attivo, sentiamo la colonna vertebrale che rimane in allineamento. Inspira 4. Espira 4. Senti la forza, l'appoggio delle gambe. Inspira 4. Espira 4. E l'ultimo, inspira 4. Espira 4. E poi facciamo il guerriero reclinato, quindi portiamo la mano destra sulla coscia destra e recliniamo il braccio sinistro, quindi con il palmo della mano che guarda verso il basso, noi guardiamo verso l'alto oppure un punto a terra, qualunque cosa sia più comodo in questo momento e rimaniamo qui. Se vogliamo possiamo anche allungare la gamba di fronte per allungarci ancora un po'. Respira nel fianco, senti l'apertura. E l'ultimo. E poi in questa posizione portiamo il gomito questa volta sulla gamba sinistra e ci allunghiamo dall'altro lato. Il palmo della mano rimane destro, rimane sempre verso il basso e cerchiamo di fare una linea lunga e dritta dal piede fino al braccio. Inspiriamo, continuiamo ad aprire il cuore, ad allineare la colonna vertebrale, spalle lontane dalle orecchie, collo rilassato per quanto possibile. E l'ultimo. E poi gentilmente torniamo su, ruotiamo il piede e andiamo dall'altro lato. Ruotiamo il piede, piede dietro 90 gradi, controlliamo la posizione dei talloni e quando ci sentiamo pronti pieghiamo la gamba destra. Braccia parallele al pavimento, palmi delle mani orientate verso il basso, apriamo bene qui le spalle lontane dalle orecchie, alziamo il petto, attiviamo l'addome e quando ci sentiamo pronti ruotiamo lo sguardo sopra la mano destra verso l'infinito, attivando il nostro potere personale, sentendo la stabilità di questa posizione.
e poi portiamo la mano sinistra sulla coscia sinistra, ruotiamo il palmo della mano verso il basso e ci apriamo dietro. E poi se volete potete anche portare la gamba destra in allineamento e aprire ancora un po' di più. Respirate nel fianco profondamente. E poi portiamo, ripieghiamo la gamba, se l'avevamo portata in estensione, portiamo il gomito sulla gamba destra e allunghiamo bene tutto il lato sinistro. Spingi la mano lontano dal corpo, attiva bene il piede sinistro, tutto il piede sinistro è in connessione con il materassino in questo momento. Inspira ed espira. E l'ultimo inspira. Ed espirando, veniamo su. Apriamo la posizione, incrociamo le dita dietro, apriamo bene il cuore. Ancora uno. E l'ultimo. Benissimo. E lentamente veniamo giù. Portiamo un piede di fronte a noi, una gamba allungata. Mettiamo la mano sinistra sulla gamba sinistra, se è quella che abbiamo deciso di allungare. E poi ci apriamo in questo modo, portando, come se volessimo fare un movimento da balletto, portando la mano destra verso la gamba sinistra. Continuiamo ad aprire il lato, ok? Quindi a spingere la spalla dietro, spalla lontana dalle orecchie, inspiriamo qui. Attiviamo anche il piede sinistro. Se volete potete anche prendere il piede sinistro per allungare tutta la parte posteriore della gamba. E poi inspirando in su e espirando giù. Andiamo dall'altro lato. Attiviamo il piede destro, mano sinistra verso l'alto e poi ci pieghiamo fin dove è possibile o c'è comodo, continuando a portare la spalla dietro, ad aprire il lato, respirare nel lato. E poi portiamo la mano di nuovo giù al tappetino, portiamo entrambe le gambe di fronte a noi, facciamo un esercizio che allunga tutto il corpo, allunga bene il nervo sciatico, così ci aiutiamo nelle nostre posizioni, nella nostra postura. Inspiriamo verso l'alto. Espirando veniamo giù, come se volessimo portare il cuore verso le ginocchia e quando abbiamo raggiunto la massima estensione, cercando di allungare l'area lombare prima di portare la testa giù ovviamente, quando abbiamo raggiunto questa massima estensione lasciamo la testa giù. Se volete potete anche usare il cuscino, metterlo sotto la vostra testa e rilassarvi giù completamente. Le braccia possono anche rimanere allungate sul tappetino con le mani rivolte verso l'alto. Inspiriamo qui per 4 secondi.
Espiriamo per 6 secondi. Inspira. Espira, 6. Chiudi gli occhi, rilassati. Senti la tensione del tuo corpo sciogliersi con ogni espirazione. Una posizione dove ci abbandoniamo, dove ci fidiamo, dove ci rannicchiamo, dove ci rilassiamo. Per far scendere ogni tensione dal nostro corpo, dalla nostra mente. Creare spazio per nuove opportunità, per una nuova versione di noi stessi. Perché è nello spazio che possiamo creare. Quando tutto è pieno, tutto è denso. Quando non c'è spazio, non c'è neanche creatività. Quindi dobbiamo ricordarci di tornare alle nostre pratiche, di creare questo spazio. Lo spazio che ci aiuta ad uscire fuori dal nostro sé limitato, dai nostri piani, per aprirci ai piani divini. Quindi abbandonati qui e ora. Ci sei solo tu e il tuo respiro e il tuo spazio che stai creando con ogni respiro. Se vuoi, ripensa alla tua intenzione, senza entrare nel mentale, semplicemente sentila, il tuo respiro. Come se fosse già qui, già parte di te. Poi lentamente con la prossima inspirazione trattieni il respiro, contrai mulabandha, muscoli del perineo e invia l'energia verso la corona. Ed espirando piano piano inizia a camminare se vuoi con le mani sulle gambe. E una vertebra alla volta a venire su con la testa che viene su per ultima. Prendi il tuo cuscino, il tuo cubo, la tua sedia
e trova la tua posizione di meditazione preferita, portando il coccige a terra, facendo una piccola retroflessione del pavimento pelvico, alzando il diaframma, cuore aperto, spalle lontane dalle orecchie, mento leggermente verso il petto, quanto basta per allungare la parte posteriore del collo e sentire l'area della corona che va verso l'alto. Senti il coccige verso terra, la corona verso l'alto. Porta la mano sinistra o destra in ghia mudra, dipende qual è la tua mano dominante. Utilizziamo la mano dominante per andare a chiudere con il pollice la narice destra e ad inspirare solo dalla narice sinistra. Quindi inspira, espira solo dalla narice sinistra, inspira per 4 secondi. Espira per 4 o 6 secondi, scegli tu ciò di cui hai bisogno in questo momento. Chiudi gli occhi, l'attenzione è al terzo occhio e al movimento del tuo respiro che entra ed esce dalle narici. Con ogni inspirazione senti l'aria fresca che entra dalle narici, va verso il terzo occhio, in mezzo alle sopracciglia, scende giù nel corpo, portando nuova vita fino all'addome. E con ogni espirazione immagina il viaggio contrario dall'addome, polmoni, al terzo occhio, alle narici, senti l'aria calda uscire dalla narice sinistra. Respiro lento, calmo e profondo. Inspira per l'ultima volta con la narice sinistra. Trattieni, contrai Mula Bandha. Espira. Porta questa volta il dito anulare e mignolo sulla narice sinistra. Chiudila ed espira. Inspira ed espira solo dalla destra. Se vuoi, puoi portare il dito indice medio in connessione con il terzo occhio, mantenendo comunque la narice destra chiusa. Quindi tocca il terzo occhio con indice medio, se vuoi, o mantieni pure le dita dritte o piegate. Qualunque cosa ti permette di mantenere la posizione allineata e la concentrazione sul respiro che entra fresco dalla narice destra verso il terzo occhio, giù ai polmoni, verso il diaframma, verso l'addome. Ed espirando fa il verso contrario. Dall'addome ai polmoni,
al terzo occhio, alla narice, all'esterno. E fa l'ultimo respiro, inspira profondamente, trattieni, contraemo la banda, invia l'energia verso il terzo occhio, espira, rilassa. E questa volta utilizza il pollice per chiudere la narice destra, inspira dalla sinistra. Poi chiudi la sinistra con il mignolo e l'anulare ed espira dalla destra. Inspira dalla destra. Chiudi con il pollice la destra ed espira dalla sinistra. Questo è un ciclo completo. Ripetiamo, inspira dalla sinistra. Chiudi la sinistra, espira dalla destra. Inspira dalla destra. Chiudi la destra, espira dalla sinistra. E continua così con il tuo ritmo, mantieni pure la colonna vertebrale allineata. Inspira per 4 secondi, espira per 4 secondi. Continuando a immaginare il viaggio del respiro nel tuo corpo, con ogni ispirazione creiamo spazio per una nuova versione di noi stessi, per la nostra intenzione e anche per accogliere i doni divini, quello che non abbiamo programmato, che forse è ancora più magico di quello che abbiamo programmato. E con ogni espirazione lasciamo andare. Abbandoniamo il controllo, le aspettative, i giudizi, il fare, per tornare all'essere. Essere in questo momento, con il nostro respiro, con questa energia, con la voglia di creare spazio. È una versione più autentica di noi stessi, più radiosa, più solare, più felice, sapendo che tutto è sempre dentro di noi, a portata di respiro. E ogni volta che ci sediamo sul materassino, ogni volta che decidiamo di fare le nostre pratiche, stiamo coltivando questo spazio per la versione migliore di noi. Stiamo
stiamo trasformando il nostro interno così da poter attrarre all'esterno situazioni, persone, opportunità che sono più in linea col volere della nostra anima. E fai l'ultima ispirazione profonda. Contrai Mula Bandha, rilassa la mano giù, invia mudra e invia l'energia verso l'alto, mantieni la colonna vertebrale ben allineata e rilassa. Osserva per un momento la tua energia in questo momento. Inspira 4, espira 4. E sentendo il potere del nostro respiro, sentendo il potere illimitato che è dentro di noi, che possiamo accedere in ogni attimo, quando decidiamo di prenderci il tempo di praticare, portiamo le mani in preghiera di fronte al petto. Ripensiamo alla nostra intenzione, la sentiamo nel nostro cuore con il prossimo respiro. Ed espirando, la affidiamo al Divino. E con gratitudine, con apertura, inspiriamo per concludere con un lungo Satnam. Inspira. Sa. Ci inchiniamo per un attimo, ringraziando noi stessi, la pratica, il nostro respiro, lo spazio che abbiamo creato insieme. E grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Grazie per aver praticato con me. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, commenta raccontandoci la tua esperienza, ma soprattutto condividi il video così da poter sostenere il nostro progetto e la creazione gratuita di questi contenuti. Farà una grande differenza e noi te ne saremo davvero grati. Ti invito inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella per non perderti tutti gli incredibili video che aggiungiamo ogni settimana. Ti ricordo che in descrizione troverai anche il testo dei chakra gratuiti per sapere quali dei tuoi centri energetici ha bisogno di essere riequilibrato. Come sempre, grazie di essere qui e ci vediamo al prossimo video.